impianta ed in elevazione, sia dal punto di vista proprio della qualità della concezione della struttura portante. E un notevole punto di attenzione è rappresentato dalla presenza, dalla tipologia di tamponature che possono o meno dare un contributo di rigidezza, resistenza alla nostra struttura, specialmente se di vecchia concezione, quando viene sottoposta ad un'azione sismica. A questo punto, prima di procedere, lascio a voi la parola per dire prima di tutto se mi sentiate e vi vediate, perché l'avrei dovuto chiedere all'inizio, dopodiché se c'è bisogno di qualche chiarimento, qualche dubbio, e allora fatelo immediatamente, e per il prosieguo di questo incontro vi esorto ad intervenire ogni qualvolta ne avvertiate la necessità. Lascio a voi la parola per eventuali domande o dubbi ed osservazioni. Non sento commenti da parte di nessuno, almeno se cortesemente mi dite se riuscite a sentirmi e a vedermi. Sentiamo molto bene. Benissimo. Allora, visto che non mi sembra di aver ascoltato delle osservazioni o delle domande, a questo punto ritengo di poter piano piano iniziare ricapitolando quello che avevamo visto proprio al termine dell'incontro. Quindi metto le mie slide e spero che si riesca a veder bene. Essenzialmente vi ho finora descritto il classico dei quadri fessurativi nel piano per una tamponatura inserita all'interno di una maglia strutturale con una rottura di solito di tipo diagonale. Qualora poi l'azione sismica, come accade normalmente, sia ciclica, con delle componenti non trascurabili in entrambi i versi, potrebbe nascere anche l'inversione del quadro fessurativo con una lesione ad X. Contribuisce ancora all'irrigidimento e alla resistenza della maglia intelaiata alla nostra tamponatura, seppur lesionata, finché però non accade un completo degrado della tamponatura stessa, perché nel momento in cui cominciano a verificarsi delle sbriciolature, quindi dei crolli localizzati e parziali, allora si perde man mano la contribuzione da parte della tamponatura stessa, finché ad un certo punto quella che originariamente era telaio tamponato tende a comportarsi come un telaio libero privo di tamponature. Questo ci può indurre a delle serie riflessioni per capire se secondo noi la lesione o il quadro fessurativo importante nella tamponatura abbia cambiato in modo significativo la resistenza e la rigidezza della struttura, allontanandola o meno dalla situazione pregressa rispetto al sisma. Ecco, questa diagonale è la classica che vediamo molto di frequente, però qui è riportato in modo estremamente sintetico, magari qualche giorno farò qualche disegnino più accurato, gli altri possibili quadri fessurativi in cui a volte accade di notare delle dislocazioni, degli scivolamenti completi di un pezzo di tamponatura rispetto all'altro, e mi sto riferendo non a movimenti fuori dal piano bensì all'interno del piano, quindi c'è un blocco che scivola rispetto all'altro. In altri casi, quando abbiamo dei giunti deboli di malta, può avvenire lo scorrimento lungo i giunti di malta, è molto più difficile ma può succedere,
Ed infine, a volte si assiste a delle tamponature molto molto rigide. Mi è capitato di vederle in Grecia, in cui realizzavano tutta la tamponatura fino ad una certa altezza, dopodiché l'ultima fila mettevano dei mattoni in diagonale in modo che si creasse un notevole contrasto tra la tamponatura e la trave del telaio. Ecco, questo neanche è corretto come soluzione, perché cosa accade? Che noi siamo abituati a considerare lo scarico del telaio sulla tamponatura, ma sappiamo bene che esiste anche la reazione della tamponatura sul telaio, il cosiddetto cimento, per cui possono nascere sui vincoli del telaio delle azioni concentrate così elevate da provocare proprio la rottura, il crollo di parti concentrate della tamponatura, e dall'altro lato, specialmente se la ripresa di getto non è ottimale, può assistersi alla nascita di quadri fessurativi di taglio, di tranciamento completo della testa del pilastro. In alcuni casi nasce invece addirittura un quadro fessurativo diagonale all'interno del nodo. Ecco, sono possibili configurazioni nel piano, però non bisogna dimenticare che potrebbero essere possibili anche dei meccanismi per la tamponatura fuori dal piano. Più di tante chiacchiere valgono queste immagini, in cui abbiamo una tamponatura disposta fuori alla maglia strutturale, quindi significa che il suo contributo irrigidente è molto diminuito, ma soprattutto possono nascere delle problematiche di incolumità per le persone se dovesse avessi un ribaltamento della tamponatura fuori dal piano. Vediamo qui degli esempi che, qualora li riscontrassimo di tamponatura fuori dalla maglia strutturale, qualificheremo come disposizione non regolare delle tamponature. Vedete cosa può succedere? Dopo la prima scossa abbiamo già una prima sconnessione, si capisce qui alla base, sembra ancora in sede la tamponatura, seconda scossa molto forte, si ha il crollo completo della tamponatura stessa, che era disposta purtroppo in modo irregolare al di fuori della maglia strutturale. Altre disposizioni classiche non regolari, sono molto diffuse, è quella del cosiddetto piano soffice o piano debole, soft story in inglese, come volete chiamarlo, chiamatelo, è semplicemente la presenza di una netta discontinuità tra un piano non tamponato ed un piano completamente tamponato. Possono accadere, non è che debbano accadere per forza, accade di sicuro una netta variazione del rapporto capacità-domanda passando piano per piano, perché la tamponatura è come se fosse un pendolino all'interno della maglia strutturale e al di sotto questo pendolino non c'è. Pertanto può crearsi una concentrazione della domanda di spostamento tutto all'interfaccia tra zona tamponata e zona non tamponata. Aumentano talmente tanto gli spostamenti da poter avere in alcuni casi la nascita di cerniere plastiche in testa al piede dei pilastri, e vedete, in alcuni casi si raggiunge questa configurazione che è chiaramente labile, e lo vediamo chiaramente qui in Turchia. Questa immagine ci fa vedere proprio lo sbandamento della struttura, al di sotto senza tamponature, al di sopra completamente tamponata. È come se avessimo una scatola rigida, una struttura con un traverso infinitamente rigido. Elisa, vieni qua a fare i compiti, che mi chiedi compagnia. Indesiderate nascite di azioni pericolose per il nostro edificio. È vero, non si è avuto una rottura a taglio, è una rottura a flessione nel pilastro con la nascita della cerniera plastica, però ormai abbiamo esaurito, siamo nel tratto orizzontale o più o meno orizzontale del dominio di resistenza, e quindi in una curva di pushover significa che ci stiamo muovendo verso la fine edificio.
il crollo della struttura stessa. Ecco, e tutto ciò è causato da una non regolare disposizione delle tamponature. Non significa che ogni volta che ci sia un piano debole arriveremo a questo cinematismo. È semplicemente un mio warning per dirvi: stiamo attenti. Questa è una situazione che può portare a determinati meccanismi di collasso. A cui far fronte, in che modo, quantomeno per evitare un collasso improvviso con l'inserimento di diagonalature, se non altro come opera provvisionale. Vedete qui in modo estremamente sintetico come cambia il comportamento di un telaio se considerato completamente nudo rispetto alle tamponature o quelle tamponature inserite ovunque tranne che al piano terra. E allora la concentrazione di tutte le richieste di risorse avviene qui in questa zona. È come se avessimo un blocco rigido e quindi tutti gli spostamenti della nostra struttura o quantomeno la maggior parte vengono richiesti in questa zona. E se lo spostamento tra telaio nudo e telaio tamponato è completamente diverso, saranno diverse anche le sollecitazioni di momento che vengono a nascere. Basta che vedete una trave incastrata con un cedimento in testa o un doppio pendolo, come preferite, e quindi è il classico telaio grinter che noi sappiamo ben proporzionare, che sia chiaro, però se non se ne è tenuto conto nella fase progettuale possono nascere delle problematiche sotto sisma. Come al solito io vi invoglio a ragionare al contrario durante un sopralluogo, perché non stiamo facendo una progettazione. Dunque, se assistiamo alla nascita di quadri fessurativi strani in queste zone con dei cinematismi da labilizzazione, ciò potrebbe essere dovuto appunto a questa diversificazione della percentuale di tamponatura tra i vari livelli. Vi farò vedere qualche immagine ulteriore in cui non è detto che il piano soffice si sviluppi solo alla base dell'edificio, potrebbe essere anche in zone intermedie, in altezza, laddove ci sia ad esempio un piano per impianti tecnici, quindi libero, non tamponato, e quindi in quella situazione si verrà a creare in altezza, si potrebbe creare in altezza il piano soffice. Alla fine dei conti è sempre una disposizione non regolare delle tamponature. Elisa, vieni un attimo qua da me. Giusto per completezza, perché non è un edificio in cemento armato, non c'entra niente con questa sezione perché è in muratura portante, però vediamo la follia, cosa aggiunge, fare tutti i pilastrini in mattoni, sì, quindi hanno creato un piano soffice in muratura che sotto sisma ha provocato quello che vediamo nell'immagine. Il mio corso. Altra situazione su cui dare un po' di giudizi: abbiamo una struttura che in questa zona bassa è completamente priva di tamponature e quindi non regolare. Nella zona superiore invece ha una tamponatura completamente esterna alla maglia strutturale ed è un ulteriore elemento di non regolarità nella disposizione delle tamponature. Vedo inoltre che in questa zona hanno creato una trave stradossale che per i pilastri di bordo crea tutti elementi più corti rispetto ai pilastri che si trovano all'interno dell'edificio, cosiddetti pilastri tozzi, per motivi di maglia strutturale. Quindi questa è una irregolarità della tipologia strutturale, andrà riportata come non regolarità per la forma, impianta ed elevazione. Altre non regolarità è quando abbiamo pilastri in falso e vediamo senza commento quello che può succedere se non se ne tiene conto, quindi non regolarità strutturale. In conclusione, dobbiamo descrivere la copertura degli edifici intelaiati. Nel caso del cemento armato, solitamente sia la copertura piana sia la copertura inclinata possiamo dire
che generalmente, non sempre, generalmente la copertura è non spingente, pesante. Non spingente in quanto qui si chiude automaticamente la spinta della maglia strutturale che viene assorbita mediante le travi inferiori e anche i solai inferiori che fungono da catena continua praticamente. È raro, ma ve lo faccio vedere, un caso in cui invece può esserci una copertura di tipo spingente in un edificio intelaiato. Vedete, ho fatto il disegnino perché è più chiaro di tante parole. Sul telaio viene sopraelevato un muriccio su cui viene poggiato alla copertura a falde e qui vedete dall'interno. Ecco, in questo caso, non essendoci un vincolo continuo stretto, ma semplicemente una superficie di appoggio, il muriccio può ruotare verso l'esterno e quindi la copertura è chiaramente di tipo spingente, se in legno come questa è di tipo leggero. È raro, ma mi è capitato di trovarne qualcuno, quindi è bene porre l'attenzione, ribadire per l'ennesima volta che se non la vediamo sta copertura non ce ne renderemo conto di come sia realizzata e quindi come compilare correttamente la sezione, con tutto ciò che ne consegue, perché potrebbero essere nati dei quadri fessurativi, incipienti, di ribaltamento e così via. Abbiamo quindi concluso la sezione 3 degli elementi della struttura portante. Abbiamo descritto più o meno le casistiche, se andate sul manuale trovate pure qualche notiziola sulle strutture d'acciaio in legno, sono molto più rare anche per quanto riguarda i quadri fessurativi, però cerco di presentarvi le casistiche più comuni che potreste trovare durante i sopralluoghi. Nella sezione numero 4 siamo chiamati a dare più risposte. Iniziamo con la prima matrice che compone la sezione 4, il cui titolo è Analisi dei danni agli elementi strutturali. Quindi qua dobbiamo dare un giudizio del quadro fessurativo che affligge gli elementi strutturali del nostro edificio. Prima vi do un po' di criteri generali, poi man mano faccio vedere dei criteri per distinguere i livelli di danno e poi vi farò un esempio proprio analitico matematico di come compilare questa sezione. E come al solito, in anticipo, io vi invoglio sempre a procedere a buon senso, senza troppe sottigliezze, però ritengo almeno in una fase iniziale sia corretto descrivervi i criteri assolutamente rigorosi di compilazione. Prima di tutto, per il quadro fessurativo dovremo riportare la differenziazione dei danni per ogni componente strutturale. La prima è relativa alle strutture verticali, per la muratura saranno muri portanti e fasce di piano, per le strutture intelaiate il telaio, quindi pilastro, trave, nodo. Poi descriveremo i danni ai solai, non la copertura, quindi solo gli orizzontamenti intermedi, poi descriveremo il danno alle scale, parlo di struttura portante delle scale, poi descriveremo il danno alla copertura dell'edificio intesa non come tegole ma come struttura portante della copertura e nella nuiga numero 5, ripeto, tamponature tramezzi. È molto importante l'esame delle tamponature e il motivo ve l'ho appena detto sia ieri che oggi, quindi non vi assillo oltre. Quindi la tamponatura è considerata all'interno degli elementi strutturali. È un po' un ragionamento che dobbiamo cercare, cui dobbiamo cercare di abituarci, perché spesso le avremmo considerate troppo rapidamente nella sezione 5 degli elementi non strutturali. Lo vedrete molto meglio in dettaglio durante le esercitazioni, però spero che con qualche parola che vi ho detto finora
chi non abbia avuto ancora tale tipo di approccio, ecco, cominci ad acquisire questo tipo di ragionamento. Dalle righe numero 1 a numero 5 dovremo descrivere la fotografia del danno, senza interessarci se esso sia dovuto solo al sisma o magari dovuto anche a cause preesistenti. Nella riga numero 6, invece, andremo a descrivere, se presente, la sola aliquota di danno preesistente, sempre che ci sia, logicamente. Per ogni componente strutturale dovremo descrivere i livelli di danno, non un chiudi la pentola dell'acqua, non un valor medio del livello di danno, ma grazie a questi quadratini, quindi alla multiscelta, dovremo descrivere l'intera graduazione dei livelli di danno che presenta la nostra componente strutturale. E per ogni livello di danno dovremmo dire quanto sia esteso, diffuso all'interno della componente strutturale. Se non ci fossero danni, allora diremo danno nullo e quindi, essendoci il cerchietto, spegniamo la compilazione di tutta la riga e possiamo proseguire alla riga successiva. Questi sono i principi generali, però ritengo che sia il caso di andare molto più nel dettaglio piano piano, altrimenti questa che è la sezione principe della scheda verrebbe liquidata in poche parole. Io non mi metto a perdere tempo, ma non perché sia una perdita di tempo, perché non è argomento di questi miei incontri mettermi a parlare del quadro fessurativo a quale sollecitazione sia riconducibile. Ma queste cose le dobbiamo sapere a menadito, logicamente, perché è molto interessante riuscire a risalire dal quadro fessurativo alla causa del quadro fessurativo stesso. E quindi, detto, capito ciò, si potrà comprendere l'eventuale evoluzione del comportamento dell'edificio qualora si ripresentasse un altro terremoto. Qui metto queste due immagini in cui dei colleghi mi chiedevano informazioni su come interpretare la gravità di questi quadri fessurativi con questi calibri grafici e quindi in funzione della ampiezza delle lesioni. Ognuno adotterà il criterio che meglio ritiene, non è che ci sia una regola comportamentale. Ognuno di voi nella propria carriera professionale avrà elaborato dei propri criteri con cui condurre un sopralluogo. Io ci tengo a precisare, perciò ho messo queste immagini, che l'apertura di una lesione a volte è significativa, ma a volte davvero significa poco o niente. Quindi non limitiamoci a giudicare un quadro fessurativo in funzione solo dell'ampiezza della lesione stessa. Soprattutto cerchiamo di individuarlo il quadro fessurativo, perché a volte è ben nascosto dalle condizioni in cui andiamo a fare il sopralluogo, poi se ci facciamo caso troviamo qualcosa che sale qui in alto e si perde sotto l'edera. Se però, come vi ho anticipato, vogliamo approfondire se il quadro fessurativo sia solo intonaco o abbia intaccato anche la sezione resistente, possiamo un po' scalpellare, tanto le lesioni già ci sono nella muratura, e riusciamo a meglio comprendere quello che sta succedendo o perché sia nato un certo quadro fessurativo. Magari in determinate situazioni capiamo che era semplicemente una discontinuità preesistente, ad esempio un vano murato che poi ha rimesso in evidenza la propria esistenza a causa della scossa. Quindi sono cose che possiamo fare durante un sopralluogo. Faccio una rapida definizione. Vi ricordo
che sulla i livelli di Dama noi li definiamo in funzione dei principi dettati dalla scala EMS 98, la scala macrosismica europea. Sto facendo il corso, quindi non posso... Orbene, i livelli di danno nella EMS sono 6, però sulla scheda avete appena visto sono accoppiati alcuni livelli di danno, per cui avremo 4 livelli di danno: di 0 nullo, di 1 leggero, di 2 di 3 accoppiati medio grave, di 4 di 5 accoppiati gravissimo crollo della struttura. Vediamo molto sinteticamente le definizioni, le trovate sulla quarta pagina della scheda, o molto più dettagliate le trovate all'interno del manuale AEDES, dove avete tutta una serie di esempi che vi danno dei suggerimenti su come interpretare un danno, vi danno anche dei piccoli riferimenti proprio metrici, ma vi prego, sono delle mere indicazioni. Poi quanto effettivamente quel danno abbia mutato la struttura sarete voi a valutarlo, quindi vi prego, non attenetevi al mezzo millimetro, al millimetro, al millimetro e mezzo, cercate di capire come sia stata modificata la struttura e qualificherete di conseguenza il livello di danno. Danno nullo ovviamente si dà qualora l'elemento strutturale sia totalmente integro. E quando dico integro non dico danno trascurabile, dico integro, cioè non è successo proprio niente. In quel caso allora diremo danno nullo di zero. Ed è logico, però non corriamo troppo, che qualora tutti i danni strutturali, non strutturali e così via risultassero nulli, alla fine mi viene logico dire l'edificio sarà agibile. Però vi prego di non correre troppo, perché questo ragionamento poi si può fare anche al contrario e può condurci fuori strada. I livelli di danno si definiscono nella sezione 4, l'esito di agibilità si definisce nella sezione 8, quindi significa che ce ne vuole ancora prima di arrivare all'esito, quindi non facciamoci condizionare dall'esito che abbiamo presunto per poter compilare il quadro del danno. Il danno leggero di 1 è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura. Non mi sto riferendo a un danno nell'intonaco, è sempre un danno nella struttura, però è un danno così superficiale, non ha tranciato la struttura. Spesso, non dico sempre, ma nei vecchi edifici rappresenta delle vecchie patologie che ormai sono state ben assorbite mediante gli assestamenti strutturali, quindi non destano più di tanto preoccupazione e di solito, ma ci ho messo un bel punto interrogativo, potrebbero condurre ad un'agibilità finale. Però ripeto, l'agibilità viene nella sezione 8. Non corriamo troppo perché qui siamo ancora nella sezione numero 4. E allora, perdonatemi se ripeto delle cose, qui è solo intonaco, la struttura portante non è intaccata, quindi il danno è nullo. Questo danno verrà riportato nella sezione 5 all'interno dei danni non strutturali degli intonaci. Invece in quest'altra immagine abbiamo delle lesioni di un'ampiezza ridottissima. E allora troverete chiaramente delle indicazioni classiche che vi dicono danno leggero di 1. Io però ho scritto qui attenzione con tre punti esclamativi, perché non credo tanto ad una lesione lunga 7-8 metri di tipo leggero. E perché probabilmente ritengo che qui ci sia stata una grande contributo resistente da parte della parete nel e Angelo è andato via l'audio. Angelo, non ti sentiamo?
Non si sente. Ora telefono un attimo, non sente neanche lui. E questo quadro fessurativo abbia modificato. No, scusami, abbiamo perso qualche minuto di connessione. Non si sentiva più l'audio. Sì, su questa slide o sulla precedente? No, su questa slide, ma proprio allora, qualche minuto. Ripeto il discorso su questa slide. Sì, dagli 8 metri della crepa. Sì, esatto, quando bene, grazie. E allora, dicevo, non ci credo tanto ad una lesione che sia così lunga, però di tipo leggero. Secondo me non è una lesione solo superficiale. Cercherò un conforto per il giudizio del quadro fessurativo vedendo anche se sul paramento interno io trovi la prosecuzione di questo quadro fessurativo, perché se la lesione è esterna e interna, e allora significa che è stata tagliata completamente la sezione trasversale. Ciò non significa che stia crollando l'edificio. Sto cercando di dare il nome giusto al quadro fessurativo. Quando vai in cucina, dimmelo. Una cosa è se la lesione è superficiale, una cosa è se ha tagliato la sezione trasversale. Cambia completamente il giudizio che io darò sul livello di danno. Quindi sono questi i livelli di danno che meritano grande attenzione per il tecnico, perché fare il sopralluogo su un edificio completamente crollato non ci vuole grande scienza. Invece ritengo che qui venga chiamata in causa la preparazione e la valutazione del giudizio esperto della squadra. Quindi non pensiamo al fatto che la lesione sia di piccola apertura, perché ciò potrebbe essere non esaustivo ai fini del giudizio che dovremo dare. In quest'altra immagine, invece, è molto più chiaro che si tratti di un vecchio quadro fessurativo. Noto pure un po' di sigillatura della lesione, quindi qualcosa magari diremo sul quadro preesistente. Anche qui, classico quadro fessurativo. A casa mia a Roma c'è la parte più antica, almeno 2000 anni, quindi significa che lesioni del genere io ne trovo in giro, ma non mi preoccupo più di tanto, perché un edificio in 2000 anni ha tante possibilità di assestarsi, ma ciò non significa che sia gravemente preoccupante. Quello che dobbiamo capire è se effettivamente abbia compromesso. Chiedo scusa, c'è qualche microfono aperto, a meno che non sia una domanda da parte vostra. Ecco. Quindi questi mi sentirei di chiamarli danni capillari e quindi di tipo leggero. Altre possibili tipologie di danni almeno apparentemente leggeri, poi magari con un po' di spicconatura, ecco, in questo caso probabilmente non c'è stato un grande ammorsamento, perciò magari è nata una cosa del genere, però anche in quest'altra immagine potrebbero addirittura essere delle problematiche neanche tanto strutturali, ma magari solo d'intonaco. Perché ci tengo a mostrare questa immagine? Perché quando ho dei quadri fessurativi pseudo-verticali, non come quelli in figura che non mi destano preoccupazione, ma altre immagini, e allora sto molto attento, perché l'intensificarsi verso il basso dei quadri fessurativi pseudo-verticali potrebbe essere, e sottolineo il condizionale, indizio di schiacciamento della muratura, il che invece mi desta grande preoccupazione, perché un cinematismo è un molto molto fragile e di rapida evoluzione. Anche in questo caso non mi preoccupo manco lontanamente, però è un lieve quadro fessurativo, probabilmente, anzi sono certo che sia nato subito dopo il getto della trave per problemi di ritiro, per una
staffa troppo vicina al bordo, un po' di ossidazione, ma sono dei danni che segnerò come leggeri, ma che alla fine non mi daranno alcuna preoccupazione nell'emissione del giudizio finale. Ed invece, in questa immagine in Umbria, mi sento di dire che la preoccupazione, secondo me, deve essere alta, perché qualcuno potrebbe derubricarla ad intonaco malfatto, magari è così, invece io ritengo che vada molto ben approfondito, una situazione apparente di danno leggero ma diffusissimo a più di 2/3 della muratura che vediamo. Per me potrebbe essere un indizio di una muratura che all'interno si sia completamente sconnessa, quindi è una situazione che andrò ad indagare, quindi molto probabilmente alla fine da un esame più approfondito non dirò più danno leggero, ma quello connesso all'alterazione della muratura a causa di quadri fessurati. Audio riattivato. Sono solo apparentemente leggeri. Il danno medio grave di 2 e di 3, come vi ho detto, sono accoppiati fra di loro i livelli di 2 e di 3. Questo livello di danno potrebbe cambiare in modo significativo la resistenza della struttura. Quindi, prima considerazione, l'edificio potrebbe essere cambiato, però non ci troviamo ancora vicini al crollo incipiente, né notiamo dei crolli avvenuti. E allora, questo livello di danno è quello che di solito è il più diffuso che possiamo riscontrare ed è quello che ci dà i maggiori problemi poi di valutazione. L'importante è saperlo qualificare bene. Ha alterato la struttura, non siamo ancora in una condizione di crollo. Più di tante chiacchiere può valere come al solito quest'immagine. Un quadro fessurativo e vi anticipo che sono sicuro che alla fine dichiarerò l'edificio inagibile e penso tutti quanti voi, nessuno ci vorrà mai andare a dormire in un edificio del genere. Ma qui sto nella sezione 4, sto definendo il livello di danno. E se devo qualificare questo danno, secondo me è un quadro fessurativo nel piano che ha modificato la struttura rispetto a com'era all'inizio. Ma tutto sommato, questa struttura non è che si sia comportata male, è una struttura d'epoca che si è comportata con dei quadri fessurativi nel piano, non fuori dal piano. Quindi ha salvaguardato la vita umana prima. Ce la fa più a salvaguardare la vita umana per una nuova scossa? Secondo me no, e lo darò inagibile. Però se devo dire quanto abbia alterato il tipo di struttura, siamo in una situazione di crollo avvenuto? No, quindi non possiamo dare il D4 di 5 a meno che non riteniamo questa una situazione di crollo incipiente, cioè la classica situazione da equilibrio instabile, e secondo me invece c'è ancora un bel po' di ingranamento. Quindi il livello di danno preciso per queste immagini è proprio danno grave, che nella scheda andrà inserito nel D2 di 3. Molto spesso, ma non sempre, noi troviamo una concentrazione dei quadri fessurativi nel piano, le classiche X, e non vi ripeto il discorso del perché della X, li troviamo concentrati nelle parti basse degli edifici. Chiedo perdono a chi queste cose le sa a menadito, ma a volte ricevo delle risposte un po' orripilanti, quindi perdonatemi se specifico la ragione di questa concentrazione in basso dei quadri fessurativi del genere. Basta che vediamo, ma non è che la dobbiamo ricordare a memoria e non c'è alcun bisogno, basta che vediamo la configurazione della distribuzione per il primo modo di vibrare di una struttura più o meno tozza, secondo le normative, sia quelle vecchie che quelle attuali. Se andiamo a rappresentare quella formuletta, abbiamo nient'altro che un triangolo che va crescendo verso l'alto, sempre che le masse di piano e le strutture e le altezze siano uguali piano per piano.
Quindi la distribuzione delle azioni sismiche competenti alle forze di piano per ogni livello hanno questo andamento triangolare crescente verso l'alto. Questa però è l'azione sismica di piano, non è il tagliante di piano, cioè l'azione che deve assorbire l'elemento resistente del piano stesso. In congruenza con questa distribuzione delle azioni sismiche troverete una deformata che segue più o meno un andamento come quello in figura. Quindi se questo è il triangolo, questa è la concavità che troverete, e gli spostamenti di interpiano tendono più o meno in rapporto all'altezza di piano a diminuire verso l'alto, però più o meno questo è l'andamento. Ma se ora volessi capire quanto dovranno assorbire gli elementi resistenti di ogni piano, mi devo porre alla base e fare un equilibrio a traslazione delle azioni superiori. Quindi in questa zona il tagliante di base sarà pari proprio alla forza di piano F4 e nessun problema. Man mano che scendiamo in basso, il tagliante di piano è dato dalla somma di tutte le azioni sovrastanti, F3 più F4 in questa zona, in quest'altra zona F2 più F3 più F4, nella base dell'edificio si prende il tagliante sismico totale, cioè F1 più F2 più F3 più F4, quindi a parità di materiali, a parità di dimensioni e di masse strutturali, essendo maggiore il tagliante sismico alla base dell'edificio, è maggiore la probabilità che le sollecitazioni provochino dei quadri fessurativi alla base dell'edificio stesso. Ma sia chiaro, non significa che questa sarà l'unica probabilità di trovare dei quadri fessurativi, sono quelli più diffusi gli edifici con i danni alla base proprio per i motivi che vi ho appena detto. E quindi potreste trovare quadri fessurativi a X, non a X, nel piano, rottura a taglio trazione della muratura, sempre per il solito principio di cui abbiamo parlato a proposito delle tamponature. Però devo osservare, vedete, in questa situazione il quadro fessurativo è soltanto in questo senso, e c'è anche una logica a quello che osserviamo, perché non è nato nel senso opposto o anche nel senso opposto come diagonale, che questo edificio in questa zona ha un altro edificio che funge massivamente da un blocco delle oscillazioni, quindi probabilmente la maggiore azione è in questo verso, e infatti se prendete questo maschio murario e lo tirate in questo verso viene allungato così e si spaccherà perpendicolarmente alla trazione. Al contrario, c'è il vincolo dell'edificio a fianco e quindi non si riesce a sviluppare questo cinematismo in entrambi i versi. In altre situazioni invece assisterete alla nascita di quadri fessurativi incrociati. Più raro, ma può accadere, la nascita di quadri fessurativi nella zona alta dell'edificio. Sembrerebbe che il mio ragionamento di prima fosse completamente sbagliato e falso. Non è così, perché se assistiamo a dei quadri fessurativi del genere nella parte alta dell'edificio, sono più ipotesi che portano a tale conclusione. Probabilmente abbiamo una copertura di tipo pesante, quindi grande azione inerziale nella zona alta. Abbiamo probabilmente una sopraelevazione o, se contemporanea alla costruzione iniziale, abbiamo una riduzione della sezione resistente, il che accade a volte per l'ultimo livello, o addirittura l'utilizzazione di materiali di minor qualità resistente per realizzare i maschi murari, e quindi in questo caso abbiamo una situazione che può comportare questo tipo di quadro fessurativo concentrato nella zona alta. Quello che mi interessa però non è descrivere tanto le cause, bensì la qualifica del livello di danno. Qui mi sentirei di qualificarlo danno grave di 3,
ma in quest'altra zona terminale io ho una dislocazione completa di un cuneo e vedete, saranno una ventina di centimetri che se ne è uscito fuori. È vero che non è crollato, ma ritengo che l'ingranamento residuo sia davvero piccolo e quindi per me questa è una situazione di crollo incipiente. Ad allora, sulle murature portanti potrò sfruttare la multiscelta, anzi dovrò sfruttare la multiscelta. Riporterò sia il danno medio grave sia il danno di 4 o di 5 e dopo vedremo degli esempi. Quest'altra situazione, il primo meccanismo di rondelesta volta fuori dal piano, favorito da un cattivo ammorsamento tra le pareti ortogonali e quantomeno un danno grave. Ancora un altro dei tre meccanismi di rondelè in cui l'ammorsamento tra i due muri ortogonali è ben fatto, ma abbiamo un'azione perpendicolare alla facciata che tende a far ruotare verso l'esterno la facciata, essendo ben ammorsati i muri, e allora viene strappato verso l'esterno il muro perpendicolare, subisce un allungamento in questo senso e quindi si spacca perpendicolarmente all'allungamento. Ricordiamo le isostatiche di trazione. Inoltre il solaio è parallelo alla facciata, non funziona da contenimento come una pseudocatena e nasce pure questo distacco lungo il solaio. È quantomeno un danno grave questo. Ed infine l'ultimo meccanismo di rondelè è quello di buon ammorsamento murario tra le pareti, ma di distanza notevole tra le pareti di controvento. In questo modo si crea un triangolo, una pseudoparabola di distacco con crollo fuori dal piano. È molto fragile come meccanismo, per cui è molto spesso si ha un'apertura di questo tipo con una trazione in questa zona e immediato crollo, e questo stavolta è un danno di 4 o di 5 perché il crollo vero e proprio c'è stato. Altra situazione in cui hanno realizzato questa collegamento angolare più forte, appena finisce il collegamento angolare forte si ha il distacco. In realtà se nella zona più bassa il danno è grave, nella zona più alta il danno è di 4. E qui Palazzo del Vescovo a Gresciano, del Cardinale, chiedo scusa, non del Vescovo, vedete, è appena accennato, però avvicinandoci si capisce che un danno medio grave, qui c'è tutto lungo l'altezza del fabbricato. Più preoccupante ancora è il caso delle murature a doppio paramento con quantomeno un inizio di spanciamento in questo caso. E qua mi preoccupo molto perché è anche qui una situazione che può evolvere molto facilmente per il collasso, quindi è quantomeno un danno grave, molto facilmente può essere qualificato poi per piccoli movimenti per danno di 4. Altra situazione di non sufficiente distanziamento tra due fabbricati, e allora avviene un martellamento reciproco. Mi raccomando, questo è un unico aggregato composto da due diversi edifici. E non è che quello alto e quel martella sul basso o viceversa, il martellamento è reciproco e nella zona di martellamento parte un quadro fessurativo che tende a seguire la linea di minor resistenza, perché le lesioni sono come il cortocircuito, non sprecano energia inutile, seguono proprio la linea di minor resistenza. Altra tipologia di martellamento, travolta da due strutture in parallelo, danno medio grave, situazione che deve essere invece ben interpretata come quadro fessurativo, perché il danno alla muratura c'è ed è quantomeno grave. In più il solaio si è sfilato di 15-20 cm dall'appoggio, sembra perfettamente integro, però
che diremo, danno nullo al solaio, o più correttamente faremo il ragionamento che un solaio che si è sfilato dall'appoggio ha perso la quasi totalità della sua capacità portante, quindi basta un'ulteriore piccola sollecitazione affinché si svilli completamente e crolli. Quindi per me il danno da portare sul solaio invece è facilmente di tipo D4. Più delicato è l'esame dei quadri, del quadro fessurativo alle strutture in cemento armato, perché il contatto strutturale non è continuo ma è localizzato, quindi la perdita di una connessione può provocare facilmente crolli avvenuti o crolli incipienti. Ecco, un quadro fessurativo del genere a volte l'ho sentito erroneamente descrivere come dovuto ad un'ossidazione per capillarità, e la capillarità me la trovo alla base del pilastro come problema, non sopra e in cima al pilastro. Qua è probabilmente, tenendo conto anche di questo scollamento orizzontale tra trave e pilastro, in testa al pilastro, è avvenuto che a causa di una cattiva ripresa di oggetto, di una cattiva staffatura con passo troppo grande, si sia avuta una prima pensoflessione e poi una pressoflessione eccessiva che ha portato allo sbandamento della barra e all'espulsione del copriferro. Fenomeno che non è trascurabile perché molto rapidamente evolve come qui in figura, e quindi molto facilmente dal danno medio grave quasi passa al danno gravissimo. Anche qui da lontano sembra un quadro fessurativo trascurabile, ingrandendo si vede un quadro fessurativo diagonale. E qua da vicino si capisce come una pessima ripresa di getto, e secondo me staffe ce ne sono molto poche, hanno portato ad un danno per taglio nel pilastro, ed è un danno che nella gerarchia delle resistenze viene qualificato fragile, ed è un danno nel pilastro che non ci fa proprio piacere. Quindi se vediamo un quadro fessurativo del genere significa che ci siamo mangiati quasi tutta la gerarchia delle resistenze, si è comportato al contrario questo edificio. Quindi quello che sembrava un danno poco trascurabile per ampiezza in realtà è quantomeno un danno grave per la nostra struttura. Anche quest'ulteriore immagine, edificio all'Aquila, in cui ho travi nelle due direzioni, in cemento armato, però notate questo quadro fessurativo diagonale molto piccolo, ma prosegue qui al di sotto e prosegue anche sulla facciata parallela della trave. Non ho fatto la foto dall'altro lato, però spero che mi crediate. Cosa significa tutto ciò? Che abbiamo il classico meccanismo del traliccio di Ritter-Morsch, ce lo fanno studiare a tecnica delle costruzioni per armare a taglio le travi. Quindi questa è una classica rottura a taglio delle travi, rottura fragile, non ci fa per niente piacere, quindi non ci facciamo condizionare dall'ampiezza minima post-sisma della lesione, perché sta lesione durante il terremoto si è aperta parecchio, la barra d'armatura che sta qui si è praticamente snervata, probabilmente si è localmente sfilata in questa zona, poi dopo sisma si richiude la lesione, ma ormai la sezione trasversale è completamente tagliata, e di tutto poi con un cercaferro si capisce che la prima staffa era posta talmente lontano che non ha per niente impedito il verificarsi del quadro fessurativo da taglio. Qualche sagomato forse ci voleva, qui non c'è, e quindi o magari qualche ulteriore staffa, però questa è un danno per me almeno grave, non è un danno leggero come qualcuno potrebbe dire da lontano. Più preoccupanti i problemi invece in cui praticamente si arriva allo schiacciamento o per staffatura insufficiente o per chiusura insufficiente delle staffe o eccetera eccetera, per rottura di una staffa stessa, perché se si rompe una staffa o se si apre una staffa significa che quello idealmente
che è un calcestruzzo confinato solo in questa zona, ma chiedo scusa, è questo il calcestruzzo confinato e questo il non confinato, e allora il calcestruzzo non confinato per rottura di una barra di staffe diventa notevolissimo, quindi resiste solo sto pezzettino centrale, piccola sezione, altissima tensione, schiacciamento e perdita del pilastro. Altre situazioni di quadri fessurativi sulle rampe delle scale, è un danno grave, probabilmente hanno sbagliato ad armare la scala, non hanno portato in alto i ferri, li hanno proseguiti nella zona bassa ed è scoppiata la zona d'innesto. Se abbiamo degli edifici in muratura portante e le scale sono innestate all'interno della muratura, allora i quadri fessurativi sui muri portanti delle scale verranno riportati non sulle strutture verticali, bensì sulle scale stesse. Ma qualche esempio durante le esercitazioni chiarirà meglio quello che dico. Infine, ma ormai si è capito, c'è il danno gravissimo. Il danno gravissimo di 4, di 5, anche questo è con due livelli accoppiati sulla scheda. È un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura, portandola vicino al limite del crollo parziale o totale degli elementi strutturali. È compreso in questo livello di danno anche lo stesso collasso. Quindi quando vediamo un crollo o totale o parziale, allora non c'è dubbio, è un danno di 4 di 5. Però dobbiamo vedere il crollo. Ci sono, e ve ne ho anticipata un paio di immagini, delle situazioni in cui la struttura non è ancora collassata, neanche parzialmente, però siamo proprio in quel punto della curva di esistenza dell'essiano in cui siamo sulla cuspide e quindi basta un piccolo spostamento epsilon da perdere la configurazione di equilibrio. È una situazione di equilibrio instabile, ma invece anche qui di fare chiacchiere, vediamo questa immagine incontestabile fatta da Benozzo Gozzoli e secondo me è proprio stato un maestro oltre che della pittura nel definire il livello di danno di 4 per motivi di equilibrio instabile. Vedete metaforicamente il Papa che sogna San Francesco che regge dal crollo la Basilica di San Giovanni in Laterano. E che cosa implica ciò dal punto di vista strutturale, non teologico? Che abbiamo un classico macroelemento con una rotazione fuori dal piano. Questo lo trovate disegnato come meccanismo cinematismo della scheda delle chiese. È uno dei classici cinematismi del ribaltamento di facciata. Abbiamo un ampio fuoripiombo, è un crollo non ancora avvenuto, c'è un tale distacco continuo che secondo me è una situazione di crollo incipiente. Secondo me è la perfetta rappresentazione della situazione di danno con un crollo non avvenuto, ma di crollo che può avvenire da un momento all'altro. Quindi il nome di questo danno è D4, che sulla scheda verrà presentato come D4, D5. E poi ci sono altre situazioni stile antico Egitto in cui hanno messo una pietra di tufo sull'altra senza la malta, forse c'è un po' di terra, ma probabilmente è una costruzione mera a gravità e quindi questa è la fine che fa sotto sisma, chiaramente. Altro tipo di quadro fessurativo, rottura a cappello, a fungo, come preferite chiamarla, in cui si ha una copertura molto rigida su una struttura invece che ha una parte centrale più stretta, una parte laterale più larga, il tutto in pietrame. E vedete, questo è un classico quadro fessurativo e ho disegnato più o meno il cinematismo che lo provoca. Edificio prima del terremoto, avviene una prima componente in un verso, la copertura è rigida, tende ad alzarsi e quindi decomprime la muratura inferiore.
qui invece la comprime. La compressione fa aumentare la resistenza interna d'attrito, qui la decompressione praticamente annulla la resistenza d'attrito muraria, che può crollare immediatamente e si spetta più o meno in questo modo. Cambia il verso e cambia il tutto il discorso. Qui abbiamo la rotazione rigida della copertura, si decomprime in questa zona, avviene il crollo nell'altra porzione di fabbricato e alla fine abbiamo il fabbricato, perdonatemi la semplificazione, più o meno assomiglia a quello che abbiamo visto nell'immagine vera iniziale. Quindi può essere, secondo me, questa una spiegazione che conduca al cinematismo. Altre situazioni in cui abbiamo la compresenza di più livelli di danno. Qui la causa è esattamente la stessa, non c'è dubbio, si ha uno sgranamento, una rotazione fuori dal piano nella zona alta, ma qui ho un bel po' di ingranamento residuo e un danno medio grave. In questa zona direi che l'ho perso l'ingranamento residuo e quindi è un D4, D5. Quale dei due vado a rappresentare nel